Ovviamente non cambia granché per quello che ci riguarda, certamente la soglia di attenzione diventa più alta, bisognerà fare in questo caso un lavoro di ricostruzione dei movimenti, dei passaggi del soggetto interessato, però ripeto, aspettiamo un attimo che il Ministero ci dia la conferma perché potremmo parlare a vuoto. Per il resto abbiamo chiesto ai colleghi amministratori, sindaci, di prendere provvedimenti coerenti, di non andare ognuno a ruota libera per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda i concorsi, per quanto riguarda i mezzi pubblici. Noi dobbiamo muoverci su due piani, grande prudenza, un lavoro attento di prevenzione. Il problema non è tanto trovare il caso positivo, ma ricostruire poi i contatti che l'eventuale caso positivo ha avuto negli ultimi 15 giorni per cercare di contenere l'eventuale contagio. Per il resto, ripeto, dobbiamo avere comportamenti che consentano di vivere, di produrre, perché altrimenti rischiamo di aggiungere alla crisi sanitaria anche la crisi economica. Già oggi noi abbiamo dei colpi pesanti su tutto il sistema turistico campano. Allora, è stata una riunione importante, troviamo forme di coordinamento, l'ANCI parteciperà alla cabina di regia che abbiamo presso la Protezione Civile, chiedo anche agli amici degli organi di informazione di aiutarci a non diffondere notizie false. I due canali di trasmissione di informazioni due volte al giorno sono la Protezione Civile nazionale e la Protezione Civile regionale. Questi sono i due canali attendibili. Abbiamo registrato nelle ultime 48 ore l'80% di notizie false, allarmistiche. Qui veramente dobbiamo avere un aiuto da parte di tutti quanti voi a contenere quest'onda di notizie false che rischia di alimentare un clima davvero sbagliato. Per il resto dobbiamo seguire ad horas l'evoluzione dei problemi, è un tema per il quale non possiamo dare notizie definitive oggi, potremmo essere smentiti domani mattina.